e signori. La mezz'ora. Cosa vuoi? Adesso sono coperchio. Ma poi giocare. No, è finito con noi. Le vecchie glorie del bar Baldino. L'attuale mister del Baldini, Daniela Ringhieri. Piscini col 17, ultimo a entrare, ha detto se non entra è meglio. Altra panchina per Piscini, ragazzi, due panchine di fila. Secondo me c'è polemica perché è la seconda panchina fila di Piscini. Secondo me c'è polemica. Anche perché dicono che non c'è due senza tre, capito? Sicché Piscini è proprio la prossima partita, però. Il presidente. Ha appena entrato in questo mese, ha detto c'è le formazioni sulle porte. Il presidente è teso, ragazzi. È teso, non sa proprio. È effettivamente teso. Sta vivendo l'emozione del momento. Presidente, un saluto. Poi come possiamo vedere i tifosi sono tutti dalla parte delle vecchie glorie granate. Sì, sì, anche Lattuga stasera ti fa prendere. Ragazzi, abbiamo Carlo Barzotti in arte Lattuga. Carlo! A conversazione Carlo, con ma Andrea stasera Giustini. Si tifa per i Baldini! Olè. Stasera si tifa per i Baldini, non esiste un vecchio glorie del Ponte d'Erba. Vecchie glorie del Ponte d'Erba. Grande Carlo. Olè, buono! More, di che non giochi? Sì, ragazzi, io ho pedato... No, dove? Ma fa la foto! La foto, la foto! Sì, così mi dite! Sei più bello di tutti, More! Così mi dite! Ci viene più forte di tutti! No, io sono a fare le interviste, io gioco Ciao Paolo! A dopo, Sì. Come si chiama l'ultimo scopando la piccina? Paolo Pretini. Mister Aringhieri ha tirato fuori le scarpette dopo anni di inattività. Non ha fatto già nemmeno lui, speravo. No, ha giocato, no, ha giocato. Ha giocato. Bimbi del Treggiaia, se vedete questo possiamo dirlo, abbiamo venduto alla Maiano per far giocare la Ringhieri. Dalle mille teste vedo l'attuale capitano del Bar Baldini. Fidati che c'è una vecchia gloria del Ponte d'Erba e del Baldini. Chi è? Ale. So. Qui c'è una coppia stupida. Qui c'è mister D'Arrigo a colloquio con niente po' di meno che Alessandro Caponi. Bomber attuale del Bar Baldini. Della morte. Vi lasciamo per ora con questa. Grande Carlo. Cosa non c'è soltanto? Guarda dove andiamo.
Questa è memoria storica. Anno storico, Carlo. E qui chi vuole? Oh, c'è la foto. È arrivata. Sì, ma lui è bravo. Io voglio questa squadra qui. E la vuole qui, ha rotto i coglioni qua e là, sta a sedere e tutti sono bravi. Le foto storiche. Ecco Paino che rovina tutto, va, Toriano, l'arbitro ufficiale della gara, mister Paino, grande. Io faccio calcetto, ce n'è quattro ambulanti, Massimo. A qualcuno tocca. Grande Paino. Un po' di favoritismo. Grande vecchia gloria, non volevamo dire. Prima sulla formazione, Simone. Ma penso che chi gioca dall'inizio o chi è fuori. Anche a lei, voleva sapere se c'è polemica, se c'è... Sì, c'è. Già c'è stata una polemica perché si è discusso per i numeri, perché c'è chi voleva il 10, è stata una battaglia degli spogliatori, insomma... Non voleva mica anche Caponi dal il numero 10. Alessandro c'ha il telefono, dicevo 10 noi. Addirittura vedete che uno si è disegnato da stesso la maglia. Ah sì? Sì, addirittura. Alla fine a chi è andato? Indovina un po'. Non lo so. Al mitico Giovannetti. Si poteva far meno. Hanno infilato con il Fete e con Gioacchini. Ah sì? Però facciamo. Alla fine ha spuntato. Il primo è quello che ha dato parla di tutto, cioè la famosa ormai dimenticata. Mister D'Arrigo con Paino arbitro. Il secondo motivo è che questi giocatori hanno fatto poi questi sono i giocatori del Balbaldini che nessuno conosce. Oh, vediamo Pistocchi. Pistocchi, Saviani, Bernardi, Dell'Agnello, Minuti, Cavallini. Ma c'è la visita, Raffa. C'è la visita. Ecco Alessandro Del Caponi. Grande Ale. Grande Ale. Paradiso, Aglietti, Allori, Pane, accanto Bischelli che direi anche quasi meglio, Ivan Drago, Rocchini, Beppe Del Fagione, grande. Ancora con un grande piso. 55 giocatori. Abbiamo Frassi, provo dal polmone d'acciaio. Ecco un giocatore serio, arriva un giocatore. Abbiamo serio. Abbiamo Baldinotto. Baldinotto, un giocatore serio. Ecco Duccio degli Innocenti. C'è qualcuno qui? La coppia Pescini Fantozzi. Ormai ex, ormai eccolo, sì. Cobra, perché è arrivato il bomber. Dov'è il cobra? Ragazzi? C'è il bomber. Dov'è il cobra? Bomber. Mamma mia, il cobra. Stasera. La cobra. Toccherà fa go a Giulio Drago. È già preoccupato. Scusa, ma ci hanno detto, noi ci siamo detto. Non c'è da perché il mio veleno quanti ne provi? Oggi due reti, sinistro e di destra, di testa e di destra. Due reti a Drago, preparatevi, segnate, questa è foto. No, prima pubblico. Le fanno occasione, dai 5 euro. Ma insomma, cominci ad avere una speranzella di ritornare nel calcio dei professionisti. Niente supremazia dei giocatori del Baldini. Sarà meglio. In caso la qualità. Sì, story! Grazie. Questa è veramente una storia storica. Guardatela. Specialmente la parte destra della rifugia. Che è del rigo. Che ci
sta portando. Sì, mi dica, mi dica. Non si vergogni, mi dica pure. Ma piani, per favore, faccia l'intervista al fotografo ufficiale di altre sfere. Di altre sfere, sì. Cosa ci dice? Ma io fotografare questa partita oppure. Senti, questa stagione è stata deludente. Perché mi aspettavo molto da un certo Samuele Carpita. Vabbè, ma un premio vinto. Sì, infatti. Anche un premio di livello. Un premio di livello ambito da molti calciatori, solo lui è stato in grado di vincerlo. E posso dire che si candida anche il prossimo anno ufficialmente per il premio che era, diciamo, il premio era per il giocatore più inutile della stagione 2010-2011, però con le prestazioni di quest'anno ha già ipotecato il premio per altri 3 anni, sicuramente. Tanto piacere, signor Cardini. Siamo qui con il presidente Sbardini, Massimo Bardini. Presentaci un po' questo torneo. Niente, un torneo è stato un arbitro per le persone molto importanti. Le armi si può lasciare. Sono molto contento che la occasione che c'è stata da parte dei ragazzi non credevo che ci fosse stata una forza così. Poi devo ringraziare anche i giocatori del portiere che hanno avuto questa manifestazione. E poi un ringraziamento a tutti i sponsor. C'era la possibilità perché dare un aiuto a delle persone che hanno bisogno di associazioni animali. Grazie Bescio! Tanto vi do il dono! Ma te li fai, non puoi stare tre minuti a fare l'intervista! Allenatori e fondatori del vecchio Bardini. Si dice che è un po' della nostra vita, ma è bellissimo, stupendo, soprattutto perché chi ci ha sostenuto e creduto qualche giorno addietro, tra virgolette, e oggi sarebbe dovuto essere qui purtroppo nella sua volontà, ma noi cercheremo con la nostra presenza di far sì che nessuno dimentichi. Grazie, lanci una tua impressione sulla serata. Mi viene il magone, diciamo così, fare memoria a questo torneo, un lavoro che andrà per tanti e tanti anni, in modo che anche le nuove leve, diciamo così, che si avvicinano al mondo del calcio siano tanti tutti gli anni come stasera. Grazie alla famiglia Bardini, alla famiglia Malloggi e Fornaciari, però la famiglia Bardini in particolare che ci ha sempre creduto e ha dato questo gruppo di amici che stasera ce lo sta dimostrando da tutti i punti di vista. Buon divertimento e speriamo l'anno prossimo che ci sia più gente possibile. Mario e Fornaciari hanno dato tanto, anche tanto a questi ragazzi che si sono aiutati. Bella serata, sono due occasioni giuste per ritrovarsi tra amici. Paolino! E poi anche per ricordarsi delle persone che non ci sono più, ma sono state delle persone veramente eccezionali. C'è Madai! Che hanno dato tanto per il calcio. E uno come me che vive sempre per il calcio penso sia la cosa più importante, più bella da dedicare a queste persone. Grazie.